ho fatto dal 69 al 74 dall'artigiano. Poi dal febbraio del 74 sono andato a fare il corso di saldatori alla scuola Breda, ho conseguito il diploma a novembre e il 24 di novembre del 74 sono entrato in Breda termomeccanica. Sono entrato in fabbrica, sono entrato in un reparto dove c'erano 450 persone. Voi capite che già solo le misure dei capannoni, le portate delle gru, facevano impressione. A uno come me facevano impressione. Poi io sono entrato al reparto convenzionale, dove per dirti la portata maggiore della gru era 50 tonnellate e il capannone era alto 17 metri. Passando nel reparto nucleare, dove le portate delle gru erano 500 tonnellate e il capannone era quasi 35-36 metri, capisci che insomma, c'erano le frese innocenti che la spalla era 11 metri. Tanto per dirti, perciò tu entravi dove ti vedi un ragazzino, perché sono entrato che avevo 19 anni, ero un ragazzino. Vedevi queste cose qui, cominciavi a guardarti in giro, no? Poi c'è stato l'impatto con i compagni di lavoro, che io non ero abituato, perché io ero abituato ad avere un compagno di lavoro. Lì invece no, tu avevi, venivi per i primi tempi, venivi affiancato a un operaio dove tu dovevi, ti doveva insegnare il lavoro, ma il 90% delle volte dovevi rubare, perché all'insegnare era un po'... Poi io sono stato molto fortunato, perché ho avuto questo compagno di lavoro che era, come dire, burbero, ma buono di cuore, e di conseguenza non ho fatto tutta questa gran fatica. Ho preso qualche schiaffettone l'ho preso, perché quando non capivi, lui si... Ostia lura! Boom! No? Sul copino. Però mai violento. Noi lavoravamo all'interno della Breda termomeccanica con spessori rilevantissimi, nel senso che per noi lavorare su lamiere da 150-200 mm di spessore era la quotidianità e arrivavamo fino a 3,50. Allora, per lavorare su quegli spessori e per avere un buon risultato di saldatura, per evitare che il materiale si criccasse, si rompesse, volgarmente si rompesse, ma non è così. Ci sono le cricche all'interno del materiale, microcricche, insomma. Bisogna portare il materiale a temperature elevate. Noi dovevamo lavorare con interpass da 150 a 250 gradi. Tu eri su un pezzo di, facciamo... 170-180 tonnellate preriscaldato a quella temperatura e tu ci dovevi lavorare sopra o dentro. Voi capite che è un lavoro gravosissimo, no? Allora con l'azienda si è cominciato a scontrare, perché i primi come dire, le prime volte era butti dentro l'asse da ponte, quella dei maghiute, dei muratori, l'asse da ponte 40-50 mm, no? Butti dentro quella, ti ci appoggi sopra e saldi. Quarto d'ora, 20 minuti, l'asse cominciava a bruciare. Allora dovevi togliere, mettere dentro e non si... L'asse! Tu? Eri un bagno proprio, no? Allora si è cominciato a fare un ragionamento di pause a caldo. Nel senso che io lavoravo per un certo periodo e poi per un cert'altro, secondo il gradiente termico che trovavo all'interno del posto di lavoro avevo delle pause. Si passava da pause da scusate, un quarto d'ora di pausa ogni ora, a mezz'ora di pausa ogni ora, a pause da un'ora di lavoro, un'ora di pausa. Secondo, poi siamo arrivati anche al contrario, a un quarto d'ora di lavoro e tre quarti d'ora di pausa. Quando si andava a lavorare dentro nel vessel, che è praticamente il generatore nucleare chiuso, no, dove tu vai dal passo d'uomo, vai dentro a fare degli interventi, sempre con la stessa modalità. E lì abbiamo fatto questo accordo che è stato molto, molto positivo, raccolto con molto favore dai nostri compagni di lavoro, anche perché ogni, come dire,
ogni ora di lavoro che tu facevi nelle condizioni peggiori ti dava la possibilità di una pausa ulteriore che veniva trasformata in minuti di ferie. Causa di questo però ci doveva essere la protezione del lavoratore e la protezione dei pezzi che veniva fatto con l'amianto. Noi in accordo con gli SMAL, che prima ancora della riforma sanitaria del 74, però con il libro bianco fatto nel 1970, no? Fatto dai lavoratori, le nostre esperienze, perché tu che lavori lì ti ammali. Lui si ammala della stessa malattia, quell'altro della stessa malattia. Allora lì c'è qualcosa sul posto di lavoro che non va. Si fece questa ricerca epidemiologica, adesso si chiama. Allora era il capire che cacchio sta succedendo, no? Facendo questo tipo di ragionamento è venuto fuori che il 90% era colpa di quello che utilizzavamo per proteggerci. Quello che noi eravamo convinti che ci facesse del bene era quello che ci uccideva. Perché noi avevamo i guanti in amianto, le tute ignifughe. Io portavo a casa la mia tuta verde ignifuga in amianto a lavare tutte le settimane, mettendo a rischio tutta la mia famiglia. Ok? Tutto avevamo praticamente in amianto, le ghette, tutto. Cos'era il problema con cui tu ti scontravi? Che l'amianto aveva un'alta resa e un bassissimo costo e per le aziende era il massimo. Perciò mettergli nella testa di sostituire quel materiale, capirete voi le ore di sciopero che ci sono costate. In un anno, adesso non mi ricordo più quale fu l'anno di preciso, ma in un anno io andai a casa senza la tredicesima praticamente, perché in un anno ho fatto 163 ore di sciopero. Nell'arco dell'anno, ma solo per problemi ambientali, eh. Però poi siamo arrivati all'obiettivo. Poi hanno cominciato a ammalarsi anche quelli che dicevano che l'amianto non era un problema, i nostri dirigenti, perché vivevano con noi all'interno del reparto. Non ci lavoravano direttamente, ma le fibre aerodisperse non è che vanno a vedere se tu sei il dirigente o se sei l'operaio o se sei l'impiegato. Cominciato a morire tutti. Io stesso sono ancora il 17 di dicembre, devo andarmi a fare la mia visita che faccio periodicamente per vedere le mie condizioni quali sono. Perché è inevitabilmente ho delle tracce sul mio corpo. Ci passavamo, come vi dicevo prima, fabbrica per fabbrica, tutte le esperienze, perché gira e gira dove tu tratti il calore o tratti il rumore, tu usi l'amianto. Uno perché è fonoassorbente, due perché è ignifugo, no? E in tutte le aziende, Ercole Marelli, Magneti Marelli, dappertutto si usava, no? E io ho scoperto quello, tu hai scoperto quello, tu hai scoperto quello. Poi studiando, andando indietro a studiare, facendo la formazione come andava fatta, sei arrivato a capire, ad esempio, che durante la Seconda Guerra Mondiale i tedeschi avevano fatto uno scritto dove dicevano che siccome loro con le V1, le V2, i Messerschmitt, i 262 lavoravano con alte temperature, no? Utilizzavano l'amianto per fare i reattori. Junker-Jumo che mettevano sui Messerschmitt, dovevano, come dire, lavorare con le alte temperature, consigliavano l'utilizzo dei prigionieri di guerra, soprattutto polacchi, e non far avvicinare i tedeschi, perché sapevano già che c'era questa difficoltà. L'INAIL stessa nel 1965 ha emanato una normativa che i lavoratori che lavoravano a contatto con l'amianto alle aziende doveva essere chiesto un premio aggiuntivo, visto la pericolosità della sostanza, fermo restando che poi non ti vogliono riconoscere l'esposizione all'amianto e quant'altro, ma loro lo sapevano. Ok? Chi doveva saperlo lo sapeva.